Auto Francia promuove l'operazione 4 ruote per 4 zampe. L'autorizzato Fiat Auto Francia di Torino contribuisce alla produzione televisiva di video adozione 4 zampe in TV, la trasmissione che da 9 anni presenta i cani in adozione dai canili del Piemonte. Auto Francia autorizzato Fiat, un'azienda che ama i nostri amici a quattro zampe senza famiglia, che hanno diritto ad un futuro migliore. Grazie di cuore, Fiat Auto Francia. Bentornati amici da Adottare Onlus, il rifugio che oggi si ospita. Camelia, ciao, bentornata. Bentornati anche a voi, saluto tutti quanti. Stiamo lontanissimi, Giordano, il nostro operatore deve stare a 10 metri perché lei si chiama Prugna, arriva dalla Sicilia, spaventata e dir poco, ma noi vogliamo incominciare la trasmissione con questa bellissima adozione del cuore, perché Prugna ha bisogno di voi, di amore, pazienza, tempo e tutto. Perché? Sta cambiando. Allora, Prugna è arrivata da noi un mese fa. In un mese ha fatto dei miglioramenti straordinari. Lei è nata in un lager al sud con 800 anime, non è mai uscita fuori in una passeggiata, non ha mai conosciuto l'erba, ha conosciuto solo il cemento greso del suo box, che stava insieme ad altri cani. In un mese lei esce tranquillissima in passeggiata. Lei adesso come riferimento ha preso me, ma sicuramente me, perché vede solo 10 minuti al giorno con voi, sarà veramente grata a vita se voi, con il mano sul cuore, con tanta consapevolezza che non siate invadenti i primi tempi, date una mano alla nostra Prugna. Prugna ha 8 anni. 8 anni sono veramente una vita intera vissuti male. Vita che oggi sta cambiando, perché da un brutto canile è arrivata in un bel rifugio. Tocca a noi, tocca a voi spostare Prugna in una casa con tutto il calore che può dare una casa. Dalla scorsa trasmissione, perché una delle prime domande che io faccio quando arrivo per una statistica, quali cani sono stati adottati la scorsa puntata, esattamente un mese fa? Dimmeli, Teofilo? Allora, Teofilo è il nostro cane che era da un bel po' di tempo, è già prenotato, fanno un percorso conoscitivo. Teo è andato a casa, Bimba è andata a casa, tra i presentati sono ancora 3. E Ugo va ancora, anche Ughetto è prenotato, andrà via i prossimi giorni. Allora, tra 6 presentati, 4 vanno a casa, grazie anche a voi al tutti. Vostro, sì, comunque al vostro lavoro e alla collaborazione di chi ci vede da casa. Dunque un grande grazie, come una casa. Mi raccomando, Pimpa la ripresenteremo perché ne vale assolutamente la pena, come per Sheila. A questo punto partiamo con la rassegna, ok? Sì, andiamo. Grazie, grazie. Bene, continuiamo la rassegna. Il green carpet è diventato brown perché l'autunno sta avanzando. Lui è l'ultimo, la new entry del rifugio, si chiama King, dolcissimo. Assimiliamolo tranquillamente ad un Labrador. Quale storia? Allora, lui si chiama King, arrivato 2 settimane fa da noi, dalla Pereira Spagnola. È un cane che ha sempre vissuto in casa, a 11 anni. È mancato il suo papà, i parenti l'hanno portato in Pereira, anche se sapevano la fine di questo cane. È stato miracolato tra i pochi che riusciamo a salvare ed è arrivato qua da noi. Giustamente è un cane che ha vissuto in casa, è molto buono, è molto pulito, sa passeggiare, conosce il traffico e tutto il nostro mondo. Lui veramente ha bisogno di una famiglia, non deve assolutamente rimanere qua. Facciamolo uscire dal King, dal re della casa, è diventato un condannato del nostro rifugio.
Si chiama Pepe, timidezza, non ti conosco, è simpaticissimo, arriva dalla Sicilia. Lui è Pepe, arriva dalla Caltanissetta e si trova da poco tempo da noi, un cane che è arrivato anche lui timidino, ha 2 anni, è castrato e anche compatibile con gli altri cani. Voglio di giocare. Ha tanto voglia di giocare ed è diventato molto molto affettuoso. È un cane piccolino, ne ha 10 kg. È un cane adatto a tutti, se fosse anche una presenza di una femminuccia sarebbe ideale, ma anche se non c'è va bene ugualmente, basta che lui conosce che esce fuori dal box. Ha un bellissimo pelo ruvido, è simpaticissimo e parla, voi potete dialogare tutto il giorno col vostro Bao, guardatelo, vi aspetta, vi racconta delle cose, dice tutto. Qualcuno preferisce i cani più timidi, qualcuno quelli più espansivi, qualcuno di taglia piccola, qualcuno di taglia XL. Nel rifugio lo troverete. Di tutto, assolutamente sì, per tutti i gusti. È inevitabile, ogni tot qui al Amici del Dottore Onlus arrivano i mastini spagnoli perché dalle Perrera vengono salvati dai volontari e portati qua in rifugio. Il mastino spagnolo è un cane dolcissimo, io l'ho scoperto negli anni passati, in questi anni, sono stati tutti adottati perché sono di una bontà infinita. Sì, è vero, tutti i nostri mastini salvati dalla Perrera sono stati veramente meravigliosi. Lui è appena arrivato, sono 2 settimane che è con noi, un cane veramente tranquillo, pacato, ha 2 anni, lui è castrato, vaccinato, ha anche il passaporto e anche testato Leishmania, filaria e Ehrlichia, tutto negativo. È un cane che, essendo giovane, veramente dovrebbe uscire come tutti gli altri. Lui è buono, venite a conoscerlo. Ci siamo conosciuti 40 secondi fa, il tempo della registrazione della telecamera, e lui sarebbe pronto per andarsene a spasso, non adottarlo questa sera, no, domani. Direi. Domani sì, vi aspettiamo. Da Amici da Dottore Onlus non poteva mancare il dalmata Ruben. Sì. Allora non al guinzaglio di Stefano, che salutiamo e ringraziamo. Sì, allora non poteva mancare un dalmata nelle nostre presentazioni. Lui è Ruben, ha 1 anno e mezzo. Lui ha vissuto il primo anno di vita in un orto, senza regole, senza amore. La nostra Pinuccia le è arrivato la storia e il racconto di questo dalmata ed eccolo qua da noi. Come vedete, con noi, che ci conosce, si presenta come un cane buono, come un cane come tutti gli altri, ha bisogno delle regole perché giustamente, come tutti i nostri ospiti, non ha vissuto in una casa, non è capace ancora di gradire gli spazi interni, ma giustamente... Sulla buona strada? Assolutamente sì, come si vede, a lui piacciono tanto i giochi e tutto quanto, ma a noi piacerebbe di più se non lo vedessimo più in box. Veramente venite a conoscere il nostro Ruben, che vi aspetta, è un dalmata veramente molto molto bello. Abbiamo iniziato la trasmissione in fondo con un cane timido, con Prugna, andiamo a chiudere invece con un cane espansivo, si chiama Black, pronto per correre con i vostri ragazzi nella vostra casa, vi viene incontro, vi dà le coccole e tutto. Due modi di interpretare l'adozione: la prima, un cane timido che ha bisogno di molto amore, molta pazienza, e in chiusura chiudiamo questa specie di batuffolone, un po' ciccione, perché in canile non si corre, in canile si esce solamente una mezz'oretta. E che cosa hai da dire di Black? Allora, lui è una cessione di proprietà, non ha vissuto bene i suoi 3 anni, ha vissuto sempre in cortile con altri suoi compagni, anche lui senza coccole, senza niente, l'hanno ceduto per fortuna sua, e invece descrivendolo come una bestia feroce. Sì, qua i primi giorni da noi poverino stava nascosto in un angolo con la testa sempre abbassata, l'abbiamo lavato ed è uscito fuori questo patatone qua, è di un buono fuori del comune,
affettuoso, conosce anche lui la passeggiata, il gioco, corre come matto da dietro alla palina, non è neanche tanto goloso, invece è veramente un compagno meraviglioso. Allora, ha bisogno di una dieta di crocchette light, ha bisogno di passeggiate al mattino, alla sera, chiaramente, ed è splendido. Perché un cane diverso dall'altro? Perché tra gli 80 amici a quattro zampe che sentite, che sono qui nel rifugio, c'è sicuramente il vostro cane magari più vicino alla razza che voi preferite. Il mio appello è quello di adottare, non comprare, poi per carità affiancare magari un cane dal canile a vostro cane di razza. Questo è il consiglio che do a molti amici e spesso mi riesce. Che dire, alla prossima? Che dire, alla prossima, venite per il nostro Black. E per tutti gli altri, assolutamente. Gli altri, lui è adatto a tutti. Bene, un grande saluto a Pinuccia che in quest'oggi non è arrivata. Buona adozione a tutti, rivediamo i nostri amici, grazie. Autofrancia autorizzato Fiat, un'azienda che ama i nostri amici a quattro zampe senza famiglia, che hanno diritto ad un futuro migliore. Grazie di cuore, Fiat Autofrancia.